Il Ministero dell'Interno del Nepal ha emesso una nota che chiede alle agenzie di spedizioni e ai funzionari del turismo di far tornare immediatamente gli alpinisti dalle montagne. Ma per chi è in cima all'Everest e al Barunse, tornare è più facile a dirsi che a farsi. Sebbene i permessi arrampicata siano validi fino alla fine del mese, l'impatto del ciclone Yas ha spinto le autorità a convocare gli alpinisti. Attendiamo ancora notizie dal Barunse, dove Holecek e Groh sono rimasti intrappolati dopo aver completato una nuova via. La coppia, forse senza cibo né gas e sicuramente esausta, è all'ottavo giorno sul muro. Ieri sono riusciti a scendere solo 100 metri. Nell'ultimo messaggio di Holecek ha detto che avrebbero tentato di scendere durante la notte. Forti nevicate continueranno fino a sabato. Questa è una brutta notizia per Holecek e Groh, così come per coloro che hanno pianificato attentamente l'Everest. Molti alpinisti stanno resistendo alla tempesta nel campo 2 o stanno cercando di scendere dalla montagna. Tutti in montagna dipendono fortemente dall'ossigeno. Le squadre nel campo 2 sospettano che le loro scorte di ossigeno nel campo 4 più in alto siano state usate da altre squadre. Tuttavia potrebbero esserci alcune bombole di ossigeno di riserva lasciate da spedizioni che hanno recentemente interrotto le loro scalate. Le società di arrampicata dell'Everest sono state pesantemente colpite da casi di Covid durante tutta la stagione, infatti. Inutile dire che gli elicotteri non sono disponibili al momento, né per trasportare in aereo scalatori malati, né per partecipare a soccorsi in quota. Per ora gli alpinisti dovranno badare a se stessi. Alla fine, nonostante la tecnologia, l'ossigeno e le corde fisse, questo è ancora l'Everest.